Allora, continuiamo nella tradizione di vedere, inaugurata di recente, di vedere delle partite di professionisti e tirare fuori il problema di Fusecchi da una posizione loro. Questa è una partita che è stata giocata mentre sabato scorso stavamo facendo la nostra lezione tra Congé, che è forse il più forte giocatore cinese in questo momento, quantomeno era in cima al loro graduatorio a punti, con Nero e Mao Ruilong, che è un altro giocatore forte. Molto di moda l'apertura cinese in questo momento e quello che volevo farvi notare è che una volta la si approcciava qua, praticamente sempre. Ma negli ultimi tempi, questo non lo gioca più nessuno, perché di fatto Bianco si fa attaccare troppo. Per cui tendono tutti a giocare dall'esterno, costruirsi una posizione, lasciare che Nero si faccia anche il suo territorio, ma poi, visto che il territorio di Nero è circa uguale a quello di Bianco, poi prima o poi si scatena un combattimento in una posizione che è meno favorevole a Nero, cioè in una zona del Goban che è meno favorevole a Nero. Okay. Qui adesso giocano tutta una serie di forzanti che confesso di non aver ben capito. Per questo sì, è abbastanza normale. Che adesso Bianco voglia difendere qui perché si gioca nero, taglia via questa, è comprensibile anche questo qua. Ecco, questo già mi diventa meno comprensibile perché Bianco fa questa forma in diagonale contro tre pietre dritte nere che è un po' sorprendente, però avrà le sue buone ragioni che io non vedo in un contesto. Vedete che comunque nero qui sta iniziando a costruire la sua zona. Oh, adesso qui c'è una sequenza che assomiglia molto a una che avevamo visto qualche mese fa. No. Ha fatto tac, 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 nero saltato lì, non ha risposto l'angolo. Esatto, non ho risposto là. Ed è questo, il doppio anè, vi ricordate? Quello che abbiamo visto era con il buco qua, in cui bianco poteva spingere. Adesso bianco gioca qui, nero finisce di costruire la sua posizione, bianco spinge, nero blocca, ormai ci stiamo avvicinando al momento del problema. E adesso il problema è triplo. Quali sono le prossime tre mosse? Due di bianco e una di nero. Allora, gruppi bianchi in difficoltà. Questa pietra non conta, quella. Zero, benissimo. Gruppi neri in difficoltà. Direi quasi zero, perché questo qua è un po' attaccabile ancora, però vabbè, non è proprio così. Non direi così in difficoltà, no. C'è questa pietra che rompe un po' le balle, fa agi, toglie chiaramente la possibilità di fare i due occhi immediatamente, però sotto alla fine c'è ancora spazio per fare i Sì, due tra occhi, quindi cioè non è un gruppo in base e difficoltà. lato ce n'è tanto. Quindi secondo me in difficoltà non c'è niente, neanche qua. Tra l'altro mi è venuto in mente adesso che ora questo scambio non sembra forse poi così male per bianco, perché ora che è tutto collegato a queste altre, Questo tutto scambio ora, cioè sommato. rispetto a questo, il vantaggio che questo sente, lui poteva estendere, no? Alzarsi Ma allora semplicemente. se in assenza di quello nero può
anche banalmente giocare 5 può servire a fare qualche occhio, per cui sì, questo Questo riduce un po' era la se forma di nero. riduce la forma, contiene comunque, fa sì che lui. Mi sembra che faccia ridere la grande nero, però boh. Comunque, gruppi deboli non ce ne sono, su questo credo che siamo d'accordo tutti quanti. Quindi, una volta che non ci sono più gruppi deboli, le questioni sono fare il territorio o togliere il territorio, cioè fare estensioni che creino un territorio piuttosto che fare estensioni che tolgano un territorio. Se non ci dovesse più essere neppure questa possibilità, si cerca di estendere, di creare il proprio muoio oppure di ridurre con l'avversario. Qua non c'è dubbio. Ok, estensioni per fare territorio. Almeno dove lo prendo. Assolutamente qua dentro. Cioè, una roba che è considerata qua un muro di 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Devo giocare in un punto di questi qua. Poi adesso qui, insomma. La scelta adesso poi lì, non so cos'è meglio. Sì, purtroppo lui deve aver sbirciato sul telefono perché No, quella no, mossa certo. Vabbè, è quella. io l'avrei fatto forse sul pano. C'è il proverbio Aspettavo che dice detto sali di questo. 2, stendi di 3, sali di 3, stendi di 4, Esatto. sali di 4, stendi di 5, sali di 5, stendi di 6. Sì, No, vuol dire esatto. che qui non Quanto può sia essere lungo qua. questo non è chiarissimo, perché c'è un po' di apertura qui, ci sono queste sopra, però diciamo che questa è una posizione che ha un buon Ma mi hai, equilibrio devo dire, mi hai aiutato tu tra perché se questo non mi muro facevi e quello. ragionare, io mentre stavo giocando avrei giocato questi di come al solito da bravo. Ma quello non va bene, Che no? non conta niente, infatti, no, però meccanicamente avrei giocato lì. Perché quello che Aiuto succede è che soltanto, sì. aiuta di Poi meno. dopo tu mi hai fatto ragionare, cioè. Beh, insomma, è un corso, mica per nulla, no? E allora ci sono arrivato. Ok, qua. Adesso invece tocca nero. Per cui bianco ha esteso, ha costruito territorio, tocca nero e anche lui deve dire ho delle mosse per costruire territorio piuttosto che toglierlo a bianco. Se le ho, le gioco. Se non le ho, mi devo preoccupare del muoio. Allora, questa mossa di territorio c'è, però è piccola. Secondo me è molto meglio andare a distruggere questo muoio a questo punto. È un bel dilemma. È un grande Dove dilemma. esattamente in questa zona? Allora, intanto qual è la Non mossa vorrei essere adesso? nero. Cioè, o qua, o Questa è per estendere. qua, per esempio. Forse è anche più bassa, si può No, quello non provare. funziona perché c'è alla fine una pietra in mezzo al niente che è tagliabile rispetto a qua. Ci rischio di farsi tagliare così, bisogna E poi devi vedere. scappare, non hai base, non è abbastanza incisiva perché Allora, se si vuole, anche se lui risponde qua, devi ancora connettere. se ci stiamo, beh, se il bianco Però no, rispondesse lì non sarebbe male, mi ha risposto sotto, quindi ok. sarebbe bello, però non funziona. Quando si cerca di ridurre un muoio, bisogna vedere se per caso lo si può fare espandendo il proprio. Ora, questo è il muoio di bianco. E questo sarà quello di nero. Per cui le mosse da vedere sono quelle sul confine tra i due muoio. Perché diventa un espando il mio riducendo il tuo e quindi vale doppio. Quindi qua. Esatto, su questa linea qui, praticamente. Poi vabbè, questo forse Un po' troppo esoso. non è chiaro esattamente cosa faccia. Starei più di là. Resti più. Per esempio. Ma stando più di qui non è che rischi di isolare di più questo, Ma perché se queste sono questo vive, in qualche modo vivono, cioè quello io glielo dai. giocherei qua, no? Va bene. Allora, cosa è successo nella partita? È successo che Nero, che poi ha perso, ha giocato qua e Bianco ha giocato qui. Per cui magari avete avuto ragione voi. Poi vado avanti qualche mossa, nero ha continuato a costruire sul muro così, bianco ha provato a ridurlo in questo modo, che estende e riduce, sempre sul confine dei due. Nero
si è preoccupato anche del suo territorio, poi vabbè, sono partite manovre di invasione, quindi ha iniziato a attaccarsi qua e questa è la risposta normale. Poi, niente. Poi dopo ha visto, ha detto ok, va bene, dopo ci penso, quello che si diceva prima, nel dubbio aspetti. Una sonda, esatto. Ecco qua. Nero ha catturato questa, così poi dopo può estendere. E bianco, e questo è interessante, blocca qui come forma, non qua. Perché se bloccasse lì, ora deve procedere in questo modo, no? Perché se viene là è un co ed è un co buono per nero. Bianco non ci guadagna quasi nulla. Ma tanto vale giocare subito lì. Esatto, per cui così, così e così. Allora, se gioca qua subito, cosa succede? Succede che magari in futuro potrà giocare lui una mossa del genere e quindi rispetto all'altra in cui aveva finito tre pietre qui ha tre punti in più. Se nero gioca qui, viene lì e comunque ancora due punti in più. Per cui... Non solo, ma poi questa pietra, essendo qua arretrata, già fa rende più difficile l'invasione. Sì, qualcosa oltretutto sia. Dà anche un pochino più, meno spazio a un'invasione eventuale. Okay. Dopodiché nero a questo punto anche lui ha iniziato a ridurre dall'alto, sono saltati fuori i combattimenti con bianco che ha iniziato a isolarlo così e... grandi combattimenti e poi alla fine nero abbandona. E nero se giocava dove ha giocato bianco forse. Se nero avesse giocato dove dicevate voi, magari avrebbe vinto, piuttosto che avrebbe perso ancora di più, chi lo sa. Non lo sapevo mai. No.